a tutti, friends, da vostro Super Curry. Eccoci qua, ragazzi. Vedete poi quanto mi fa piacere che ogni tot esce una notizia che dà ragione e avvalla tutto quello che dico io. Io non sono un genio, non sono un fenomeno, non sono un esperto di Formula 1. Sono uno che ama però seguire la Formula 1, ama capire le storie. Non mi interessa niente di tecnica. Vedi, la gente fa i migliori video, la tecnica, la lettone, il fondo, e pensa che con quello può decifrare la Formula 1. Io non capisco niente di tecnica, basandomi semplicemente sulle storie, i volti, le dichiarazioni, vedere quello che c'è dietro le persone, la storia passata. Riesco a intuire sempre quello che accade prima del tempo, perché se hai una cultura, molte storie si ripetono e grazie a Dio anche questa volta sta succedendo questo. Io vi avevo detto da inizio stagione, al momento che Sainz e Hamilton hanno annunciato che se ne sarebbero andati da Ferrari e Mercedes, vi avevo detto saranno due piloti penalizzati in toto durante la stagione e anche grazie a Toto, appunto. Perché è successo mille volte nella storia della Formula 1, è successo mille volte che un pilota che se ne va da una scuderia viene penalizzato dalla stessa. Quindi, ora, qual è la situazione sostanzialmente? Che Hamilton ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la gara di Monte Carlo dicendo quello che ho detto sempre io, avanzando dei sospetti contro la Mercedes, dicendo praticamente Mercedes sta favorendo Russell. Questo è stato il senso del discorso di Hamilton, che non l'ha detto apertamente, ma l'ha fatto capire chiaramente. La Mercedes sta favorendo Russell. È normale che questo accada? Sì, è giusto? No. Perché io posso capire, Hamilton se ne va, tu lo escludi dalle riunioni tecniche per quanto riguarda le vetture dell'anno prossimo e i prossimi progetti. Quello è sacrosanto, ma stagione in corso. Tu dovresti comunque tenerli in considerazione per fargli ottenere i migliori risultati. E quello non sta succedendo. Ma come non sta succedendo a Sainz? Sainz che fa un inizio stagione mostruoso in Ferrari, adesso è diventato un brocco. Adesso va alla metà di Leclerc. Chi ve l'avevo detto che sarebbe andato a finire così? Perché tante volte è andata a finire così, anche e soprattutto in Ferrari. Mansell, Massa, Vettel, quanti piloti mostruosi in Ferrari sono stati dilaniati perché se ne dovevano andare, oppure perché comunque erano piloti che non erano contemplati nelle gerarchie. È sempre successo così, solo che chi mi dà del complottista a me? Chi non c'ha nessuna cultura della Formula 1, chi segue la Formula 1 da 5-10 anni fa pure l'Ulus Veltarel su YouTube e dice «Ah, oh, quello complottista». Non è così, ragazzi, non è così. Io ho una cultura di Formula 1 perché mi sono andato a rivedere tutte le storie, i rapporti, le situazioni che hanno portato poi i licenziamenti dei piloti, dei team principal, tutte le situazioni che ci sono state in Formula 1, ma dagli anni 70 in poi. E quello mi permette oggi di giudicare e di capire prima degli altri le situazioni. Ve l'avevo detto, Hamilton già nel 2022 era stato umiliato dalla Mercedes. Ricordiamoci tutte le gare dove Mercedes fece la strategia migliore per Russell e Hamilton venne penalizzato. Ricordiamoci quella più eclatante. Interlagos 2022, Hamilton poteva tranquillamente vincere la gara, la Mercedes lo fa arrivare dietro Russell. Perché accadde quello? Quello secondo me fu un monito di Mercedes di dire a Hamilton: guarda che non ci abbiamo bisogno di te. Se vi ricordate c'erano sempre contrattazioni in corso per il futuro di Hamilton. Hamilton ha sempre chiesto aumenti di ingaggio alla Mercedes. Secondo me Mercedes gli fece capire in quel momento: guarda che tu di base non hai potere contrattuale, se non noi già abbiamo il sostituto. Nel 2023, dove Hamilton più o meno si era un po' riappacificato, Hamilton ha asfaltato Russell. Perché parliamoci chiaramente, io lo dico sempre, per me Hamilton non è un campione da 7 mondiali, lo dirò sempre, ma è un campione comunque. Ad oggi io lo reputo meglio di Russell, è un pilota secondo me più completo e più forte da tutti i punti di vista. Hamilton asfalta Russell per tutto il 2023. Nel 2024 si annuncia il passaggio di Hamilton. In Ferrari, vi ho detto, lo distruggeranno. Tant'è. Hamilton non riesce a guidare la macchina. Hamilton ha le strategie più farlocche. Hamilton non ha le evoluzioni. Perché poi da dove è nato tutto sto casino? Si portano le evoluzioni in pista. Mercedes porta la nuova ala anteriore, che è una evoluzione, perché infatti poi ha dato dei riscontri importanti. La si dà solo a Russell e Hamilton non la può usare. Posso capire se tu stai parlando di un team dove sono due piloti scarsi e uno se ne va, fai questa capanza. Ma Hamilton, ragazzi, è il 7 volte campione del mondo. Cioè, tu perlomeno la dovevi far usare pure Hamilton. All'inizio si è detto: no, ma Hamilton era d'accordo. Poi Hamilton ha specificato che non era vero, che lui non era assolutamente d'accordo. Che il team sta valorizzando Russell nei suoi confronti. Non a caso, anche in gara, Hamilton è stata fatta fare una strategia che poi non ha funzionato, perché Hamilton, se avesse spinto poco di più con la sosta e pit stop, col pit stop suo, a fine gara avrebbe potuto sopravanzare Verstappen. Allo stesso team ha detto: no, no, vai piano, non ti preoccupare.
gestisci le gomme perché tanto non ci riusciremo a passarlo. Quando poi sono andati a valutare, quando Hamilton poi ha visto, per un nulla non ha superato Verstappen, che ha fatto il pit stop pure lui. Quindi vedete come Mercedes ha dimostrato subito la sua capanza per l'ennesima volta. Toto Wolff poi si è subito accorso ai microfoni, è subito accorso a dire: no, ma effettivamente abbiamo sbagliato, ma mai è stato fatto qualcosa apposta contro Hamilton. E stiamo vedendo che non è così, ragazzi, perché Hamilton si sta lamentando della macchina. Hamilton, la macchina è scarsa, ma Hamilton non la riesce a guidare molto meno di, cioè, la guida molto peggio di Russell. Ragazzi, su, è facile fare 2 più 2. Io ve l'ho detto, ve lo vedete come escono poi le storie. L'anno scorso vi dicevo che la Red Bull andava piano e che gestivano tutte le gare. Fine campionato, Horner disse che andavano almeno 20 secondi più veloci, potevano andare in ogni gara. Vi dissi che la Ferrari non aveva sviluppato nulla e che la Ferrari dal giorno 1 dei test aveva capito che la macchina faceva cagare. No, ma la Serra ha detto che la stanno capendo, stiamo capendo, stiamo capendo. Cardile, Zandvoort e tenere la macchina appena scesi in pista il primo giorno di test, già l'avevamo accantonata perché avevamo capito che era sbagliata completamente. Vedete quante puttanate la gente si beve e io con un minimo di concentrazione in più e soprattutto di visione, al di là delle dichiarazioni e di quello che c'è, vedete come io riesco poi a screditare tutte queste tesi e c'ho ragione, perché ve l'avevo detto, ragazzi, vi avevo detto già nel 2022 con Mercedes nelle prime gare che era disastrosa. Vi dissi: faranno di tutto per far tornare Mercedes competitiva e fargli vincere qualche gara. Mercedes tornò competitiva, anzi, in certe gare andava più forte della Red Bull e della Ferrari, e vinse Interlagos, ma buttò diverse vittorie. Buttò la vittoria a Zandvoort, buttò la vittoria, mi sembra, a Austin, in Messico. Buttò diverse vittorie la Mercedes quell'anno. Quindi vedete come io, semplicemente basandomi su cose precedenti accadute e un po' di intuizione, vi dico le cose prima. Vi avevo detto che questo sarebbe stato un mondiale pessimo per Hamilton, ma anche per Sainz. E vedrete Sainz come dirà appena se ne va dalla Ferrari, dirà tutto. Solo se è un gran signore e se ne sbatte le palle. Vedete che Sainz, se gli girano, cosa probabile, oggi si parla di Sainz in Mercedes, vedete che Sainz dirà la verità, che Ferrari lo ha penalizzato fortemente nei confronti di Leclerc. E lo vedrete, uscirà questa notizia, sono certo io. Ma se uscì all'epoca di Barrichello, io mi ricordo Barrichello nel 2006 quando andò in onda, disse: Ferrari mi ha penalizzato, io potevo vincere più gare, potevo lottare per i mondiali, Ferrari mi ha penalizzato per favorire Schumacher. Ragazzi, sicuramente Ferrari penalizzò in alcune gare Barrichello, ci ricordiamo le due Austrie 2001-2002, fece delle zozzerie gravi Ferrari là, ma di base, ragazzi, non era vero, Schumacher è sempre stato superiore a Barrichello, però si lamentò a Barrichello. Figurarsi sinceramente Hamilton e Sainz, che hanno anche ragione, perché Hamilton è più forte di Russell, e Sainz comunque ad oggi, secondo me, sta assolutamente sullo stesso livello e sullo stesso piano di Leclerc, però da poche gare, dopo un inizio folgorante, non riesce a guidare più. Vedrete come usciranno queste notizie, perché i team l'hanno sempre fatto. Il team, quando vuole screditare un pilota e ne vuole valorizzare un altro, basta toccare due cose sulla macchina e tu non guidi più. Basta portare le evoluzioni in direzione di un pilota e non di un altro, e tu non guidi più. L'ha fatta Ferrari nel 2022, a metà stagione cambiò la macchina, andò in direzione Sainz, Sainz guidava molto meglio e Leclerc retrocesse. È successo tante volte, ragazzi. Quindi vi dico io, quando io ho saputo a inizio anno che Hamilton sarebbe venuto in Ferrari, ve l'ho detto, Hamilton verrà penalizzato. Ed ecco qua, vedete, Hamilton si sta lamentando, anche perché anche lui si sta giocando parte del suo blasone per prendere scoppole da Russell, che oggi, ragazzi, parliamoci chiaramente, sono 3 anni che sta in Mercedes. Secondo me è una grande delusione, eh. Io l'ho rivalutato tantissimo, lo ritenevo un fenomeno, oggi molto meno. Quindi, vedete, raga, dovete saper leggere, oltre le dichiarazioni. Ma hai visto che ha detto quello? Hai visto che ha fatto quell'altro? No, io non ho visto niente, a me non mi interessa. Io baso su quello che pensa la mia testa e ci azzecco, facendo poi delle valutazioni ben precise che si basano anche su esperienze storiche che ho vissuto altre volte. Ho vissuto altre volte, quindi vi dico io a voi, secondo me Hamilton c'ha perfettamente ragione, Mercedes sta attuando un patto per farlo retrocedere a livello prestazionale, tanto Mercedes quest'anno non sta lottando per niente, non gli cambia nulla, sarà quarto, quinto e soprattutto cercherà di dare Hamilton alla Ferrari in condizioni mentali pessime, in modo da penalizzarlo, e soprattutto è una punizione per far sì che Hamilton si penta del tradimento. Toto Wolff più volte ha detto che non se l'aspettava, lo ha preso come un tradimento e lo sta punendo. Lo sta punendo con una stagione non all'altezza della situazione. Quindi,
succederanno altre cose del genere. Probabilmente queste arriveranno ai ferri corti a fine mondiale. Se già litigano ora, arriveranno ai ferri corti, perché effettivamente, ragazzi, la Mercedes con Hamilton attua strategie fuori logica. E in più, in pista, gli dà una macchina che non è minimamente quella che lui vuole. E fa bene Hamilton a lamentarsi? Sì. Fa bene Hamilton a denunciare? Sì, lo deve fare perché è giusto che lo faccia. Quindi, ancora una volta, ci avevo ragione. Fatemi sapere che ne pensate. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao, voglio. Whoa, whoa, whoa.